Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vi avevo promesso nel video precedente in cui abbiamo testato, configurato il MAMMOTION Yuka in questa versione da 2000 metri, vi avevo promesso che vi avrei portato sul canale questo, l'accessorio che è un optional, che è installabile sia nel modello da 2000 metri che in quello da 1500 metri, che permette al MAMMOTION Yuka di raccogliere le foglie o l'erba e di andarla a scaricare in un punto dedicato del vostro giardino. Quindi ragazzi, un accessorio veramente incredibile che rende unico questo MAMMOTION Yuka, sì, perché è il primo robot tagliaerba in grado di fare questo, l'unico attualmente al mondo in grado di farlo. Quindi questo accessorio, che è venduto separatamente, vi arriva all'interno di questa confezione e permette di aumentare le performance e le caratteristiche di questo robot tagliaerba, che già sono veramente veramente pazzesche. Come ho detto nel video precedente in cui l'abbiamo testato, vi lascio qua sopra il link in descrizione se volete andare a dargli un'occhiata. Questo MAMMOTION Yuka ha sicuramente delle caratteristiche molto molto interessanti che lo rendono un robot tagliaerba veramente veramente concreto. Abbiamo due lame rotanti per quanto riguarda il taglio dell'erba, quindi un ampio spettro di erba tagliata ogni volta che lui passa, per questo che è in grado di tagliare 2000 metri, è in grado di superare pendenze fino a 45 gradi, quindi pendenze davvero davvero notevoli. Abbiamo qua frontalmente le telecamere che gestiscono ovviamente tutto quello che lo circonda, abbiamo una telecamera in questa posizione che inquadra posteriormente e abbiamo anche un tergicristallo frontalmente che tiene pulito appunto queste telecamere, quindi un prodotto davvero super interessante. Lui funziona con l'RTK, quindi abbiamo un palo dell'antenna che dovremo andare ad installare nel giardino, ma tutto questo ovviamente lo trovate nel video dedicato al MAMMOTION Yuka. Come vi ho detto, ve lo lascio qua sopra, adesso non mi ricordo mai se è destra o sinistra, comunque qua sopra vi lascio il link per andarlo a vedere, perché oggi il video è dedicato totalmente a lui, questo accessorio che andrà a raccogliere le foglie e le andrà a scaricare in un angolo del mio giardino. Per fare questo ovviamente non è periodo di foglie nel giardino, ce n'è giusto qualcuna ma poche per fare un vero test, anche se il giardino come vedete fa veramente cagare perché è super secco, l'erba è secchissima, non piove da un sacco e fa molto molto caldo e io non annaffio il giardino. Il mio giardino è naturale, l'erba cresce se piove, se non piove si secca, cioè non sto a annaffiarla, quindi il giardino è veramente secco, ma per fare il test ho un sacco ragazzi pieno di foglie che ci permetteranno di fare un vero vero test. Quindi come vi ho detto, questo kit vi arriva all'interno di questa confezione, vi lascio qua sotto i link per andare a visionare questo kit, ma adesso prima di provarlo andiamo a vedere come si assembla questo kit, che appunto vi arriva in questa scatola ed è totalmente da assemblare, quindi adesso iniziamo il montaggio. Allora, per prima cosa dobbiamo rimuovere questo coperchio in plastica con il cacciavite a brugola che abbiamo in dotazione. Perfetto, una volta rimosso vedete che abbiamo un vano, qua abbiamo la batteria del nostro Yuka, mentre qua dovremo andare ad inserire un'altra batteria aggiuntiva, che ovviamente è inclusa in confezione, che andrà ad alimentare tutto il sistema di carico e scarico delle foglie. Quindi andiamo a inserire la batteria. Una volta inserita dovremo andare a avvitare le due viti di fissaggio. Perfetto, una volta avvitate dobbiamo andare a collegare le spinette per il collegamento elettrico, quindi andiamo ad inserire la spinetta bianca qua sopra e poi andiamo ad inserire questa nera e gialla. Come vedete è tutto sigillato, anche le spinette hanno una guarnizione perché comunque deve essere tutto completamente impermeabile. Ovviamente anche lo sportellino, come vedete, ha una guarnizione bianca in gomma per l'impermeabilizzazione. Quindi una volta fatto questo dobbiamo andare a spingere le spinette verso il basso per avere la possibilità di andare a rimontare il coperchio. Quindi lo riappoggiamo e riavvitiamo le 6 viti. Perfetto, il primo passaggio è fatto, quello dell'installazione della parte elettrica, adesso andiamo a montare tutti i vari accessori. Il prossimo passaggio è il montaggio del coperchio superiore, per fare questo andiamo ad inserire questo ferro di metallo qua sotto, prendiamo le 8 viti coperchiette in plastica e il cacciavite a brugola e andiamo a fare tutto il montaggio. Thank you.
Perfetto, il secondo pezzo l'abbiamo montato, adesso partiamo. Adesso passiamo al terzo pezzo. Il terzo pezzo è quello con la spazzola, tutto quello che ha la parte meccanica e motorizzata del sistema. Qua sopra dobbiamo andare a mettere quello che è la maniglia per andare a sganciare e agganciare appunto questo accessorio al nostro Yuka. Basta andare a inserire la maniglia premendola nell'apposita sede, andare ad inserire le quattro viti che sono sempre con la testa a brugola che andiamo ad avvitare con il cacciavite che abbiamo visto fino adesso. Perfetto, anche questo accessorio l'abbiamo montato, adesso possiamo passare al quarto accessorio. Per il quarto accessorio dobbiamo andare a riprendere il coperchio in plastica, prendere il cestello fatto di rete traspirante e l'apposita struttura in ferro. Andiamo ad inserire questo bordo in plastica in questa feritoia, lo spingiamo finché si sente comunque una specie di clac, che lui si sta agganciando in maniera corretta. Spingiamo bene tutto il bordo di modo che sia tutto incastrato in maniera corretta ed ecco qua che siamo pronti a fare l'altro passaggio, andare ad inserire la struttura in metallo. Per fissare questa struttura è semplice, basta farla scorrere all'interno di questa guida in plastica. Vedete, abbiamo già inserito il lato superiore, adesso andiamo a inserire quelli laterali. Perfetto, una volta inserita tutta la struttura dobbiamo andare a fissarla, quindi dobbiamo andare a farla scorrere qua in questo aggancio in plastica che abbiamo qua davanti in questo modo e farla entrare in questa fessura. Vedete che lei ha questo pezzo ripiegato che va inserito appunto nella feritoia laterale, quindi questa la dobbiamo andare a far passare dietro. Perfetto, l'abbiamo fatta passare, andiamo a rifissare il bordo laterale che si è sfilato ovviamente per fare inserire la guida di metallo. Ed ecco qua che abbiamo montato anche il cestello di raccolta. Il prossimo passaggio è andare a unire i due componenti, cioè quello che è il sistema meccanico che va collegato allo Yuka con il cestello di raccolta delle foglie. In questa maniera, vedete, abbiamo già unito le due parti. Quindi adesso dovremo andare a installare tutto questo kit sul nostro Yuka. Quindi basta andare ad inserire tutto il kit nell'apposito inserto che abbiamo qua sopra. Sono due rettangoli che vanno a infilarsi qua dentro, sono questi rettangoli che abbiamo sullo Yuka. Ed ecco qua che abbiamo già installato tutto il kit, ragazzi, guardate che spettacolo, che spettacolo. Questa è la maniglia di sgancio del kit, mentre questo è lo sgancio solo del cestello, quindi abbiamo la possibilità di sganciare separatamente le due parti. E qua vedete abbiamo questa grossa spinetta che va sganciata perché va inserita qua per avere l'alimentazione dalla batteria che gli abbiamo installato all'inizio del nostro montaggio. Quindi basta andare a spingere, si sente un clac e ragazzi adesso lo Yuka è pronto ad alimentare tutto il kit di raccolta e scarico delle foglie. Manca un ultimo passaggio che è quello di controbilanciare il peso, perché lui adesso avrà molto peso a sbalzo dietro, quindi tenderà molto a fare questa cosa. Per ovviare a questo ovviamente quelli di Mammotion ci hanno pensato e hanno inserito appunto questo pezzo molto pesante, sembra quasi ghisa, che va posizionato in questa posizione per tenere controbilanciato il nostro Yuka. Quindi adesso dobbiamo rimuovere questa placchettina in plastica, rimuovere questo coperchietto è facilissimo, basta sollevare un lato, lui si andrà a sganciare, vedete queste linguette si vanno a sganciare, adesso lui è pronto a ricevere il nuovo pezzo. Quindi adesso prendo il contropeso e lo vado ad installare. Perfetto, ecco qua il peso che ha queste tre viti, vedete, una si avvita qua e due si vanno a avvitare sul fianco qua, quindi basta andare ad appoggiarlo, andare a avvitare la prima vite, non serve nessun attrezzo, bastano le mani perché sono viti con un pomello, quindi andiamo a avvitare anche questa. E ragazzi guardate, adesso vedete che lo Yuka adesso fa molta fatica a alzare il muso rispetto a prima quando io ho montato il cestello, adesso è molto molto controbilanciato, quindi questo è un pezzo veramente necessario. Direi che l'aumento del peso totale dello Yuka è notevole, già è un robot molto pesante perché comunque questo modello poi che taglia 2000 metri è un bel robottone e adesso ragazzi è diventato qualcosa di incredibile, guardate che spettacolo. Quindi una volta montato il kit che possiamo andare a rimuovere facilmente andando a sganciare la spinetta e andando a schiacciare questo pulsante giallo, vedete, andiamo a rimuovere
totalmente il kit senza nessunissimo problema. In un attimo il nostro Mamoshion Yuka è pronto a tagliare solo l'erba, quindi quando non ci interesserà utilizzare questo kit potremo tranquillamente rimuoverlo andando a premere praticamente solo questo pulsante giallo, e in un attimo, quando ci servirà, lo andremo a riagganciare. Vedete, in un attimo inseriamo la spinetta e lui è pronto a funzionare ancora. Il cestello si sgancia ancora più rapidamente quando vogliamo andare solo a rimuovere il cestello, basta fare così, possiamo rimuoverlo. Se invece lo lasciamo attaccato, lui continuerà a lavorare con il cestello collegato. Ovviamente io vi consiglio di utilizzare tutto questo se dovete raccogliere le foglie o l'erba. Se invece siete in un periodo in cui non vi interessa, questo kit lo potete lasciare da parte e utilizzare solo nel momento in cui vi serve. Come abbiamo visto, qua davanti abbiamo un contrappeso davvero notevole, perché lui, tra il peso del kit e il peso che avrà una volta che avrà raccolto le foglie o l'erba, dovrà essere controbilanciato appunto da questo peso che viene fissato qua frontalmente. Quindi il primo passaggio da fare, una volta montato ed installato il kit, andare a scaricare l'erba, quindi selezionare un punto di deposito dell'erba o delle foglie nel nostro giardino. La cosa importante è che il punto di scarico deve essere al di fuori del perimetro del nostro giardino, quindi se non abbiamo una parte di giardino in cui non è all'interno del nostro perimetro, quindi abbiamo un'area che sia al di fuori e non ce l'abbiamo, la andiamo a creare. Come facciamo? Basta prendere un angolo del nostro giardino, andare a modificare prendendo ovviamente lo smartphone, entrare nell'applicazione del vostro Mamoshion Yuka, cliccare sulla mappa, quindi a questo punto facendo mappa e modifica, e andando a selezionare i tre puntini vicino al cestino, facciamo modifica, potremmo andare a modificare un punto del perimetro del nostro giardino. Quindi non dovete rifare tutta la mappatura tagliando un angolo nel vostro giardino così che lui abbia lo spazio per uscire dal perimetro. No, modificate solo un'area. Io, vedete, ho fatto una smancatura in basso a sinistra, come vedete nella mappa c'è un rientro in basso a sinistra, in realtà quel rientro non ci dovrebbe essere, perché lì il giardino fa un angolo un po' più ampio. Io gli ho fatto quella smancatura in modo che lui abbia lo spazio per uscire dal perimetro e andare a scaricare le foglie appunto nel mio giardino, ma fuori dal perimetro che lui ha impostato per il taglio. Questo perché? Perché lui non deve andare a rincontrare le foglie che ha scaricato nel giardino, che altrimenti avrebbe un mucchio di foglie nel giardino in cui lui ci andrebbe sopra o dovrebbe aggirare, perché comunque sono all'interno del perimetro, quindi gli si crea un angolo nel giardino. Se invece avete uno spazio di giardino che non è nel perimetro, che è al di fuori, allora lì è ancora più facile, non dovrete neanche andare a modificare il pezzettino di perimetro della mappa, ma avete già un punto in cui uscire. Quindi una volta che avete creato o avete trovato dove andare a creare il punto di scarico, basta andare a fare crea punto di scarico e ci dice clicca per creare. Ci dice che adesso lui è in base, quindi dobbiamo farlo uscire dalla base, lo facciamo uscire automaticamente, lui esce per circa un paio di metri, dopodiché si va a fermare. A questo punto dobbiamo pilotare noi lo Yuka fino al punto indicato come punto di scarico. Quanti punti ho detto in una frase? Un sacco di punti. Quindi adesso ce ne andiamo e ci vediamo nel punto di scarico. Perfetto, il mio angolo di scarico sarà questo. Adesso andremo a fare clicca per creare e con il nostro Mamoshion Yuka usciamo dal perimetro. Quindi questo angolo ovviamente sarà un angolo con un perimetro tagliato, come vi ho detto. Quindi adesso io esco col Mamoshion Yuka dal perimetro, vado a cliccare sul punto di scarico, vedete che adesso mi dice finito, ma per completare l'operazione dobbiamo tornare fuori da quello che è il perimetro, o meglio dobbiamo tornare all'interno del perimetro. Ci fermiamo e vedete che adesso è diventato verde lo sfleghino che era grigio, facciamo finito e abbiamo creato il punto di scarico, vedete? Quindi una volta fatto questo siamo pronti a raccogliere le foglie e andarle a scaricare in questo angolo. Quindi adesso testiamo il kit raccogli foglie. Perfetto, ci siamo, lui è pronto a lavorare, ho già messo giù un po' di foglie, gliene vado a mettere delle altre e adesso iniziamo a farlo lavorare per vedere appunto in azione in quello che è questo accessorio, raccogliere principalmente le foglie. Non ci resta che dargli il via.
e lui inizia a lavorare. C'è la spazzola rotante che ruota e raccoglie tutte le foglie, l'erba, tutto quello che trova. Adesso aspettiamo che torna indietro, così che dovrebbe venire a prendere l'area qua dove ho versato tutte le foglie. Poi, dopo 5 metri quadri di lavoro, dovrebbe tornare nel suo punto di scarico, scaricare e ricominciare il lavoro da dove l'ha interrotto, prima di andare ovviamente allo scarico. Quindi adesso sta arrivando, mi sposto. Guarda che roba, guarda che roba. Qua ha già pulito tutto, adesso lui gira, dovrebbe pulire questa striscia qua, Vediamo. Arriva, mi sposto. E un'altra striscia di foglie se ne sta andando, Spettacolo. Adesso gira, torna e fa l'altra striscia, Alla fine lo fa tutto, Adesso bisogna vedere i 5 metri quadri quanti sono, probabilmente farà un'altra striscia, poi andrà a scaricare, perché con 5 metri quadri ovviamente fa in fretta a farli, e io glielo ho impostati apposta appunto perché così possiate vedere tutto il lavoro intero, nel senso da quando lui inizia a quando fa i metri quadrati dedicati a quando va a scaricare e poi ritornare nel punto in cui si è interrotto. Guarda dentro tutte le foglie, guarda che roba. E adesso dovrebbe beccare tutto quel mucchio, vediamo. Guarda. Guarda, poi torna, fa l'altra striscia, alla fine lo raccoglie tutto, Adesso ha raggiunto i 5 metri quadri, quindi sta andando a scaricare. Andiamo a vederlo da vicino. Piano piano sta andando a scaricare le foglie, dovrà scaricarle in quell'angolo, come abbiamo detto, che è l'angolo che gli abbiamo impostato. Vediamo, adesso lui ci va di muso, poi fa la manovra e una volta posizionato nella sua posizione corretta andrà a scaricare. Guarda che roba. Ok, guarda, ha alzato tutto il cestello, adesso viene avanti e poi lo riabbassa. Ed ecco che riabbassa il cestello, spettacolo. E poi ricomincia a lavorare da dove si è interrotto. Adesso vi faccio vedere quello che ha scaricato, le foglie e l'erba secca che ha raccolto dai tagli precedenti. E poi vedete, torna esattamente da dove ha interrotto e ricomincia a lavorare. Guarda che roba, uno spettacolo. Quindi ragazzi, direi di continuare a farlo lavorare, ci togliamo un po' da qua così almeno lui può lavorare in tranquillità e tiriamo le conclusioni per questo kit raccogli foglie del Mammotion Yuka. Allora ragazzi, secondo me un prodotto innovativo, un prodotto rivoluzionario, il primo al mondo in grado di fare questa operazione, quindi sicuramente c'è da migliorare, perché lui ovviamente non ha un sensore che capisce quando è pieno il cestello, quindi sotto il cestello, nella parte diciamo più avanti, quella diciamo vicino se vogliamo alle ruote, non chiude sigillando il cestello ma rimane uno spazio. Questo penso che sia stato fatto per il fatto che lui, non avendo appunto il sensore, quando il cestello è pieno sarebbe diventato un problema continuare a riempirsi, probabilmente la spazzola avrebbe sforzato il motore della spazzola, quindi tutto questo avrebbe portato sicuramente a dei problemi. Quindi loro hanno lasciato uno spazio che permette alle foglie o all'erba di cadere fuori quando il cestello è troppo pieno, però questo comporta anche il fatto che magari quando il cestello è pieno più o meno a metà, nei movimenti bruschi o nelle cunette qualcosa cada fuori. Però penso che sia stato fatto proprio un discorso del fatto che, non avendo un sensore ma solo un calcolo dei metri quadri, ma in quei metri quadri noi non possiamo sapere nemmeno lui quanta roba raccoglie, quindi nel caso dovesse essere troppa cade fuori, penso sia stato fatto per quello. Quindi probabilmente magari in una versione 2 o 3 avrà un sensore che capisce quando il cestello è pieno, però intanto lui continua a lavorare. Quindi ragazzi, vi lascio qua sotto il link in descrizione, questo kit costa attualmente nel sito Mammotion
circa 500 euro è scontato in questo momento dal suo 699 euro, mi sembra che sarebbe il prezzo di listino, quindi è scontato in questo momento a circa 500 euro. Amazon mi sembra che non l'abbia ancora disponibile, però vi lascio sotto tutti i link in descrizione, e se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma quello che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao! E intanto il Momotion Yuka sta andando a scaricare ancora le foglie perché ha fatto altri 5 metri quadrati. Ciao!